Cominciamo, dai. Prego. Direi nessuna vocazione in particolare. Allora va bene di tutto, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Pulizia strade, pulizie sanitarie, badante. Ma vabbè, un momento. Ho una laurea in lettere. Lucidatura bidè. Esperienze? Ho lavorato barista, la cuoca, babysitter, bandante, operaio, tassista, muratori, parrucchiere. Ho fatto benzinaio, però non proprio benzinaio. Ho iniziato facendo il lavapiatti in un ristorante, poi ho fatto il giardiniere in una casa privata e infine il cassiere in un supermercato. Infermiera, panettiere. Massaggio africana. Massaggio. Vuoi vedere come si fa? Massaggio nigeriano. Sì, sì. Cioè come. Come si chiama, signora? Dilernia Nicoletta. Dilernia, come leone? La nonna di mio padre ha avuto 22 figli maschi, tutti Dilernia, 22 figli. La mia società si era scorporata in due. Quelli che erano di qua, nessun problema. E poi c'erano anche quelli che erano di là. E lei era? Di là. Vuoi vedere un occhio? Cosa vorrebbe fare? Vorrei fare carabinieri. Carabinieri. Oppure? Oppure sindaco di Torino. Sindaco di Torino. Ma come lavoro, dico? Gigolo per donna italiana. Vabbè, avrà fatto qualche lavoro prima? Sì, lavoro bete della macchina senza acqua. E come faceva? Faccio così. Se fa sputa, Allora, Michele, qui dalle sue aspirazioni professionali leggo architetto? Sì. Cardiochirurgo? Sì. Pilota? Sì. E notaio? A me va bene di tutto. Suono il basso. Basso. Qualche altra esperienza professionale? Scrivi che suono il basso. Cosa vorrebbe fare? Vorrei fare l'igienista dentale. Lingue parlate? Inglese, francese e spagnolo. Habla español. Claro che sì. Bella la lingua spagnola. È quella che mi piace di meno. Ultimi viaggi fatti? Germania, Thailandia e Brasile. Fantastico il Brasile. Non me lo nominare. Hai sempre vissuto qui? No, ho vissuto negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Francia. Ecco, la Francia fa schifo anche a me. Mia mamma è francese. Mi vai a prendere un caffè? Due. Due. T'ha richiamato poi quella là? Come si chiama? E la rossa invece? Ma che? Ma perché le donne non mi cagano? Forse perché pensano che sei gay. Scusa, perché gay? Ti sembro gay? Ah, il vestito, dici? Non può essere per il vestito, io e te ci vestiamo uguali. Io penso che sia per l'alito. Allora? Boh. Non lo so. Ti do il mio cellulare. Se hai problemi mi chiami. Filippo. Con due P. Ma non ti chiami Sandro? No, Sandro è lui. E perché l'agenzia si chiama Sandro e Sandro? È più Simon and Simon. Ti posso chiedere una cosa? È una cosa un po' personale. Ma... Donato, ti faremo sapere, eh? La settimana prossima. Sì, se esce fuori qualcosa ci mancherebbe, sai, io sono il primo. Ma il vostro lavoro com'è? Il nostro lavoro com'è? Il nostro lavoro sarebbe finito. Ma si guadagna bene? Vabbè, io vado, Ciao. Ciao, Fili. Quanti disperati come me vengono qua ogni giorno? Non so, però perché disperati? Donato, è gente normale, viene qua tanti. Chissà che storie assurde. Quello sì. Adesso me ne viene in mente una, no? Quanto tempo c'hai?
Mesi fa è venuto da noi uno, no? Che cercava lavoro, cioè come del resto tutti quelli che entrano da quella porta. Preso, questo c'è preso, questo non c'è più, non c'è preso. Mi spiace Giacomo, questa è l'unica opzione che possiamo proporti. Il badante? So, al momento purtroppo... No, senti scusa, il badante no. Cazzo. Sono 3 mesi che non mi paghi l'affitto, stronzo! Apri, apri questa porta! Dai! Non mi freghi mica più, lo sai? Aspetta, Cedroni, lasciami qualche giorno. E ti pago l'affitto, come sempre. Ma no, no, ma è diverso, perché ho un lavoro. Un lavoro? Ti do una settimana di tempo. Dopodiché avvio le pratiche per lo sfratto, hai capito? Capito, capito. Ok. Non capisco perché non posso venire a stare da te. Perché? Senti, non è il momento, Jenny. 50, signora. Prego. Te l'ho detto, è un'emergenza. Mi dà altri bollini? No, signora, mi spiace, non posso. Senti, se adesso ti piazzi a casa mia, finisce che te ne stai tutto il giorno sul divano a guardare i film e a giocare all'Xbox e non combini niente. Scusate. Ehi, Giacomino. Ciao, mamma. Non ho soldi da prestarti. Entri lo stesso? To? Un boomerang. Ciao. Mi serve un lavoro. Assistente al laboratorio inseminazione tori di Gressan, fidati. Inseminazione tori, no. Credevo volessi un lavoro. No, ma quel posto da badante che mi dicevi è ancora libero. Senti, io pago 350 euro d'affitto, ho l'affitto bloccato. Se mi sfrattano non lo trovo più un affitto così basso, vado a finire sotto un ponte. Ti prego, aiutami. È libero. Io lo prendo. T'avviso, te lo dico, è tosta, eh? Tutti i giorni, domenica esclusa, dalle 2 alle 7. Il tipo in carrozzina si chiama Mario Spada. Ti lascio il mio cellulare nel caso ci siano problemi. Ma... No, per capire, ma è... Tipo vegetale che non parla? No, no! Parla, parla! Ah! Vedrai che parla! Ah. Vabbè, vuol dire che faccio qualcosa di buono per una persona che ne ha bisogno. Giusto? Giusto. Sei in ritardo. Bottoncino di sotto. La grande e la piccola sono di questa porta. Chiudi sempre bene. Il bagno è di là. Lo sciacquone ogni tanto si incanta. La carta igienica e le spugne sono sotto il lavandino, ok? Niente pappagallo oggi, niente pappagallo. E il termostato lo trovi in cucina, eh? Sì, tu dove vai? Ascolta, non farlo fumare, ok? Ma soprattutto non farlo bere, ok? Ma è fino alle 7, giusto? Sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Messo. Sono Spada. Salve, sono Giacomo, il ragazzo dell'agenzia. Mia Spada? Ma che dorme? Signor Spada? Signore, sono un nuovo badante. Signore?
Sembra morto. Oh. Oddio, non sento il cuore. Signore! Io non sento niente. Oddio. Te la sei fatta nelle mutande, vero? Ma che è matto? Dai del malato mentale a un paralitico. No, scusi, non intendevo. Ma non lo sei proprio un coglione, eh? Vammi a comprare sigaretta, che è meglio, va. Ma hanno appena detto che non può fumare. Ah, il fumo fa male, che palle! Non pretenderai che faccia le scale con questa. No. Beh, che fai l'impalato? Va a comprare le sigarette, anticipami i soldi che ho finito gli spicci, scusa, eh. Vai! Mezza sega! Ma io lo mollo. Molto meglio di Tori. Molto meglio. Anzi, adesso chiamo l'agenzia, devo dire. Scusa, qualcosa per un caffè? Ma non c'ho una lira, scusa. Non c'ho una lira. Ecco le sue sigarette. E come cazzo le prendo, secondo te? Non vedi che mani che c'ho? Mettimela in bocca, senza fraintendere. Da accendere. È lì. Portami a pisciare, va. Come, scusa? No, perché nessuno mi ha detto che devo anche... Senti, o mi porti a pisciare, oppure me la faccio sotto e mi devi cambiare e asciugare. Scegli tu. Andiamo a pisciare. Oh, per la cronaca, il cazzo mi funziona. Quindi scrollata secca e via. Dai. Tirami giù la cerniera, apri. Ah, io? No, io. Fatto. Beh? Ha fatto. E tiramelo fuori, no? Dai, prendimelo in mano, su. No. Dai che mi scappa. Aspetta. Ma che fa? Ma mi pisci addosso! Sei tu che devi prendere la mira, mica io. Guarda che situazione, no? Devi trovare un lavoro meno del cazzo, vero? Fatto? Sì. Dai, oh. Pagina. 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 Pagina, pagina. Pagina. Sono le 7, io vado. Devi aspettare Agatha. Che cazzo è Agatha? Oh, modera i termini! La volgarità mi irrita. Agatha è il turno di notte. Oh, ma non sei proprio un cazzo tu, eh? Vabbè. Aspetto altri 10 minuti. Pagina. Sei Agatha? No, sono Angelina Jolie. Dovevi arrivare alle 7. E chi lo dice?
come 13? Io lo dico. Senti, principino, se vogliamo farci due risate, ti racconto che razza di giornata ho avuto. Oppure te ne vai via prima che cambi idea e decida di appibbiarti spada per la notte. Visto che io per oggi ho già dato. Mm? Aspetta, aspetta. Ma che faceva prima? Chi? Spada? La bella vita faceva. Ma è sempre così sgradevole? T'ha sputato? No. Allora oggi è un giorno buono. Ehi, retromarcia, principino. Lui ti vuole. Che c'è? Primo, stai calmo, mezza seca. Secondo, devi farmi una commissione. Segna di sto nome, Birillo. Birillo. Allora vai da Giancarlo, è un locale dei Murazzi. E Birillo ti darà una cosa per me. Che cos'è? Fatti i cazzi tuoi, hai capito? T'ho detto di andare, vai, no? Scusa, Cazzo, sembravo invisibile. Si sta bene stasera, È una vita che non uscivamo tu e io. Sei tu che cerchi Birillo? Sì. Chi è Birillo? Tieni, lavoro. Sei Birillo? Dipende. Tu chi sei? Mi manda Mario Spada. Dai, vieni con me, non puoi. Ce li hai 20 euro? No, sono un pezzo da 100. Stronzo. Ma si rende conto? Mi ha mandato a prendere. Shh! Silenzio, mezza sega. Un po' di rispetto per il poker. Sei in ritardo. Vodka, fish e tieni le carte. Io me ne vado. Ciao, Gurgugnau. Disgraziato, mi ha mandato a prendere la coca. E mica potevo andarci io, no? Ma che c'è? Che c'è? Dai, becchino, tocca a te, muoviti. Passo. 200. E merda. Le tue 200 più altre 600. Euro? No, caramelle mu. Ma che cazzo fai, le faccette? Ma allora sei proprio un coglione. Ma non ho fatto nessuna faccetta. Le ha fatte. Ha fatta. Vedo. Full di 10. Taratatata, taratatata, poker di 7. Oh, ragazzi, dobbiamo interrompere qua, Scusate, ma mica posso giocare a poker con sto scemo che fa le faccette. E intanto ti sei vinto 2000 euro. Lo so, mi dispiace. Comunque, dai, ci vediamo mercoledì prossimo, va bene? Ciao. Ciao, buona serata. Grazie, Ti dispiace, C'è un culo. Sì! Ma si rende conto? Mi ha mandato a prendere della coca a me! Ancora! Mi potevano beccare! Stendila su un piatto caldo, due belle strisce lunghe e poi arrotola una di quelle banconote. No, non lo faccio. Dai, dammelo sto cazzotto, che aspetti? Forza, colpiscimi! Fammi rotolare per terra, forza! Mezza sega! Ah sì, sai che me ne frega. Ecco qua. Pronti. Adesso l'altra. Ecco qua.
Adesso fammi fumare e prendimi un po' di vodka nel freezer. Sì, certo. Poi dopo ci facciamo anche una bella pera, eh? Quella è il venerdì. Ma si ammazzi, ma che me ne frega. No, mezza sega. Dica. Agata non viene stasera. Devi fare tu il turno di notte. No, scusa, come sarebbe? Eh sì, l'è morto il gatto, il cane, la sorella, non mi ricordo. Faccio un attimo una telefonata. Prego. Sei pronto, chi parla? Sono Giacomo Bosco, il ragazzo che hai mandato a fare il badante di Mario Spada, ti ricordi? Sì, sì. Come sta andando? Ah, me lo chiedi? Io ti avevo avvisato che era tosta. Senti, mi ha appena detto che devo rimanere qui anche stanotte perché l'altra badante non viene. Mi dici che faccio? Ci resti. Come? No, 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 non hai capito, questo è un pazzo, eh? È un pazzo psicopatico, è strano. No, 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 io me ne vado. Te l'avevo detto, insomma, fai una cosa, scusa, tu tieni duro una settimana, poi la cosa va a mano alla ASL, io a te ti piazzo da qualche altra parte. Temporaneo. Temporaneo? Ah, sì, che ci vuole a resistere una settimana? Forse mio padre aveva ragione. Non amava la gente. Era solitaria. Diceva sempre che non ci si può fidare delle persone. Che tu sei così. Io mi fido delle persone. Mm. E chi è questa bella fichetta? Vedi che lei le ascende. Me la smetta. Cucino? Sì, ciao. Sì, sì, sono... Non lo so quando mi libero, ancora non... Sì, dai, ti richiamo io appena posso, Pulcino. Ciao, 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 ciao. Pulcino! Verso che ora va a dormire, di solito? Dormire? E io... Guarda che il programma che stavo guardando è finito. E allora? E allora voglio una donna, che mi sono ingrifato, mezza sega. Dai, andiamo. Portami via, forza. Ma perché non abita in un posto con l'ascensore? Non sempre Dio esaudisce i nostri desideri. Dai, ci muoviamo. Andiamo. Oh, no. Oh, Dio, come sembrava così. Sì, sì, così. No. Bravo, così. Tu che lo conosci ci vuole ancora molto? Pagala. Scommetto che non ha spicci, eh? E tu? Niente. No, a lui piacciono i maschietti. Sette giorni. Ciao, Mario. Ciao, tesoro. I don't.
Bravo, Camille. Bravo, sei puntuale. Senti una cosa, ma che ha fatto Mario? Perché sei ridotto così? Non so, non mi ha detto nessuno, non so. Ah. Vabbè, è tutto tuo, eh? Io torno verso le due. Ciao. Occhio che oggi sputa. Pezza sega. Guarda che belle fighette. Una bionda e una mora, me le ciuccerei tutte. Hai pestato una merda! Che coglione che sei! Pezza sega per sta merda! Bravo! Sì, ti piace così! Bravo! Una settimana. Ed ecco l'assegnuccio da parte dell'ASL. E vai. Cos'altro hai per me? Se ti dico call center. Call center. Che suono meraviglioso. Posso, no? No, no. Ricordati che hai 2 mesi ancora arretrati. Ah, è vero, è vero. Ricordati. È solo? Gamun non c'è? Ci sei tu, no? No, io sono venuto a portare le chiavi. Cambio lavoro? Non credo proprio. Ho parlato con la ASL e con l'agenzia. Gli ho detto che non voglio nessun altro. E mica posso cambiarne una settimana. Io ho la mia sensibilità, sai. Ti fanno restare, mezza sega. Ma non può costringermi se non voglio. Certo che posso. Chiamo la polizia e gli dico che tu, invece di lavorare qui per me, andavi in giro a comprare la droga. Non le crederanno. La droga! Ma perché cazzo dovrebbe farmi una cosa del genere? Perché mi annoia, hai capito? Mi annoia a morte! E io faccio quello che cazzo mi pare! Hai capito? Faccio quello che cazzo mi pare! Ma la smetta! Ma la smetta di fare il ridicolo! Basta con questi scherzi! Basta! Oh! Oh, Mario! Mario! Mario, respira! Respira, respira! Apri gli occhi, apri! Così! Lo vedi? Che cosa? Lo vedi che sei proprio un coglione! Lo so che è chiuso. Che cazzo fai, mezza sega?
vai, mi lasci qui! Paura, eh! E l'ha lasciato là, in quel parcheggio, tutto da solo. Non ne poteva più. Mario sarà stato anche un cattivone, ma è un disabile. Eh già. E Giacomo dopo che ha fatto? Quello che stiamo facendo noi. Si è affidato alla birra. E la birra gli parlò, rivelandogli ciò che aveva fatto in tutta la sua gravità. Figlio di puttana, mezza sega! Se potessi ti spaccherei la faccia! Oddio, che ho fatto? Scusa, ho fatto una cazzata, scusami. Mica volevo vivere una vita così, io sai? Tu pensi che volevo vivere una vita così? No. Tutta colpa di una pecora. Di una pecora? Ho bevuto 4 bicchieri di vino. Ti sembro uno che non regge 4 bicchieri di vino? Puttana di una pecora! Tu pensi che avrei ucciso Amanda per 4 bicchieri di vino? Lei è morta. Ma allora non sei proprio un cazzo, mezza sega! Lei è insopportabile. È la persona più insopportabile che abbia mai incontrato in vita mia. E allora fai un favore a tutte e due. Ammazzami. Dai, ammazzami. Hai sentito cosa ho detto, mezza sega? Sono pisciato addosso. Pensiamo a casa. Poker di donne. C'è un bel culo la fighetta, eh? Vabbè, facciamo un'altra mano, va. Fine della storia. Quindi è rimasto da Mario? Che io sappia, sì. Ma che cazzo fai? Oh! Oh, scusami. Mi sembrava ci stessimo scambiando dei segnali. Ma che segnali? Ma vai, vai via, vai, vai. E poi, insomma, tu sembri così gay. Ma che gay? No! Perché mi hai raccontato questa storia, allora? Non lo so, non lo so, te racconto, non lo so, ma vai via, va, fa il culo, va. Pronto, Filippo? Filippo, sono stato appena baciato... quel client maiale che era qua mi ha appena baciato sulla bocca. Allora è vero, porca troia, sembro gay, sembro... Dammi a sentire perché ho grandi notizie. Passo a prenderti tra un po'. Usciamo con due donne. Ma con la lingua. Perfetto.
Ah, ha chiamato Omar oggi, quello dell'allevamento dei tori, te lo ricordi? Ma non è tranquillante. Eh? Non avevamo mandato da lui quel tipo, come si chiama, Giovanni? Beh, Omar mi ha detto che Giovanni se n'è andato. Allora ho chiamato Giovanni per sapere com'è andata e mi ha detto una storia incredibile. Poi qualcuno mi dirà cosa fare. Stai sereno. Ciao Giovanni, giusto? Sì, ciao, ciao. Benvenuto, servivo una mano. Fare cosa esattamente? Io sono Omar e lui è Italo. Sì, ma per cosa serve una mano? Scusate, guarda, Italo, giusto? Sì. No, perché l'agenzia non mi ha detto nulla. No, vabbè, comunque ora ti spiega tutto lui. Io oggi pomeriggio libero, ti ricordi? Di nuovo? Ma dove vai? Vado, però la situazione. Cerca persone, ce l'hai, cioè, eh? No, cerca persone. Se c'è qualche grana ti chiamo. Mia. Ciao, ciao. Ciao. Fare quello che ti disturba, no, siccome ho visto che stavi guardando l'oroscopo, no, mi fa ridere sta cosa che gli oroscopi sono sempre, cioè non dicono, con tutto quello che succede, dico, tutta la gente che muore, non è che ti dicono mai, che ne so, domani muori, cioè tipo il mio amico gli hanno detto domani incontri l'amore, così, e è morto lì domani invece, cioè invece... Tu di che segno sei? Io sono cuspide. Cuspide? Tu sei quello che sta sempre fuori dalla vetrina? No, dalla vetrina di che? Del negozio? Prendo questo. Beh? Ah, Italo. Oh. Tania. Tania, no, anche, no, siccome adesso, vabbè, ci siamo conosciuti, ti posso invitare a pranzo, tanto devi mangiare, pago io. Com'era la carne? Come, scusa? No, ti ho chiesto com'era la carne, siccome qui proprio c'è il posto della carne, nel senso lo zio Ciccio numero uno per la carne ti ho portato apposta. Un po' dura. Mi porti un caffè, per favore? Il conto. Devo tornare al lavoro. Mi porti un caffè pure a me? Secondo me non ti ha sentito. Eventualmente... Apro pure il cuore. La caffettiera, no? Mia zia. Grazie. Mia zia glielo facevo sempre quando ero piccolo. Ciao, mazza. Te l'ho detto che non ti ha sentito. Zio Ciccio, l'ultima volta che mi vede, dunque. Scusami, no, è che come sono reperibile, ti pareva che non mi cercavano sempre. Sei un dottore? Perché? Il cerca persone. Mi hai chiesto se sono un dottore? Lo sei? Certo, è che ce l'ho a fare, se no. Io adoro i dottori. Veramente sei un dottore? Certo. Che dottore sei? Sono un dottore bravo e sono un chirurgo. E hai un'emergenza? Qualcuno sta morendo sicuro. Muoiono tutti. Sta... Allora devi andare. No, che subito. Vabbè, certo 5 che minuti. Devi andare.
10 minuti. È un'emergenza, qualcuno dipende da te, forza. Vabbè, ma io sono il primario, non forza. Ci voglio andare subito. Vabbè. Come? Italo. Italo. Parri. No, no, non me lo ricordavo. Forza, Italo. Devo andare per... Ma certo. E allora ci rivediamo. Stai scherzando? Uh-huh. Certo che ci rivediamo. Okay. Ciao. E allora vado, vabbè, vado, va. Ciao. Che sei qui. Cioè, ti avevo chiesto la cortesia di mollarmi oggi. Cioè, non potevi chiamare un altro per fare il suo lavoro, no? Lo sai com'è quello, no? Se non ci sei tu... Quello chi? Ramon, il nostro fuoriclasse. Noi qui alleviamo tori fertili che fecondano le vacche di 75 allevamenti in tutta Italia. Questi sono tutti tori? Sì. Hanno tutti fatto il loro dovere, eh? Manca solo lui. Prova un po' a dire quanto pesa. Non so, 200, 250 kg. 7 quintali e mezzo. Eccolo qui. Ramon. Quasi non ci sono io. No, io voglio capire che dobbiamo fare. Pensa che capello riccio oggi che abbiamo. Ma voi siete veterinari? Il veterinario sono io. Voi siete impiegato. Prelevatore, diciamo. È Italo il numero uno, eh? Disgraziato. Mi ha rovinato la giornata. Ci sono dovuto venire di corsa. Ogni volta che cos'è il toro? Niente, non gli va. A volte bastano grosse sagome cartonate con la forma di una vacca. Ma Ramone è difficile, eh? Però sono due maschi. Sono tori che non hanno mai visto una vacca. Allora, ci siamo, eh? Ce lo facciamo sin groppatella, andiamo? Va, così diamo un senso a sta venuta, va. Andiamo. Questo è il lavoro. Bello. Andiamo, dai. Naggia, maledetti. Ah, Tania. Tania. Ti voglio rivedere, dottore. Domani, se puoi. Domani ci vediamo. Ma va benissimo. Cos'è stato? No, è che... Ti ricordi che ti ho detto l'emergenza, no? In campagna uno è stato tagliato in due dal trattore, una cosa tremenda, c'è sangue, cosa. Una scena allucinante. E l'ho dovuto ricucire tutto, cioè con lo spago, la cosa. Una cosa assurda. E l'hai salvato? L'ho salvato, l'ho cucito, l'ho fatto, l'ho detto, insomma lui... ora è più tranquillo, ride, si lascia andare, ma non... Allora domani cena insieme. Oh. Tania. Strofina bene, eh? Che la puzza rimane addosso. Sì. Ma perché la gente viene a comprarsi insieme qua? Non possono prendere direttamente un toro? Spende molto meno per una provetta di seme. È un toro miglioratore di razza, come Ramon. Può avere fino a 15.000 figli.
Ciao. Vieni, entra. Scusami, ma sono in ritardo. Ta-da! Come sta? No, vabbè, dimmi, e quindi? Niente, insomma, mi hanno operato le tonsille. E mi ricordo c'era questo chirurgo, bellissimo, alto, forte, con gli occhi nocciola. E lui mi ha dato da mangiare il gelato per una settimana. Tu dimmi che c'è di più bello di un uomo che ti dà da mangiare il gelato per una settimana? Non lo so, niente, per te, cioè per una ragazza... No, io pensavo, no? Tra me e me, dico prima, se tu da piccolina stai attraversando la strada, una macchina sta per investirti e ti salva quest'uomo meraviglioso, e tu scopri un rappresentante di cacciaviti, da allora ti innamori solo di negozianti di ferramenta? Mio cugino è ferramenta, nel senso, se vuoi te lo presento. No, scherzo. Tu sei scemo. La signora non cede al secondo appuntamento. Però domani sarà al terzo. Non puoi cedere al secondo, scusa, gli schemi ci sono. Cedi? Per la cronaca, cuspide vuol dire a cavallo tra due segni, toro e gemelli. Toro. E gemelli. Ciao. Tu ti posso dire, ma asciutta la minchia questo coso, scusami, però... Oh, grazie, ah, mi prendo allora, guarda, solo quella da 2 euro. Sto scherzando. Questo è un bel toro. Guarda un po', qua. Bravo, questo qua. Giovanni. Ottima scelta, eh. Un toro dal grande pedigree. Ah, sì, eh. Non fai essere di buon umore a fare sto lavoro. Il lavoro è il lavoro. Non è che... Ti piace, eh? Sembra quasi che questo toro sia innamorato di te. Ma che innamorato di me? È un toro. Eh? Sei un toro tu? Eh? Che facciamo? Andiamo? Si fa fare oggi qualunque cosa. È stato... Avrà capito che domani lo portiamo in gita. In che senso in gita? C'è la fiera campionaria domani, eh? Madonna, me l'ero dimenticato. Ma to. Ti vengo a prendere alle 5. Ah,
Andiamo, Giovanni. Ciao. Sembri stanco. Sono stanco. In ospedale mi hanno distrutto, mi fanno operare tutti. Il mio dottore, sempre a salvare vite. E allora non perdiamo tempo al ristorante. Giochiamo al dottore. Mettiti il camice. Il camice? Ce l'avrai un camice, no? Lo prendo. Sotto. Vieni qui. Cos'è sta puzza? Puzza? No. Vabbè. No, non è puzza, non è. E sarà quell'allevatore che è morto. Vieni. Dammi 10 cc di soluzione saline. Anche 20. Sì. Ammazza. No, no, io. Chi è il tuo dottore? Giorgio Cloni, insomma. Bello. Iar, come cazzo si dice? Pensa che all'inizio non mi piacevi. Ho detto gli scrocco un pranzo. Poi invece... Hai scoperto che sono un dottore? No, non è solo questo. No? Ma che sei un tesoro. È stato bravo oggi, eh? L'anno scorso alla fiera ci aveva fatto impazzire. Speriamo che non fa così pure quest'anno e ci fa diventare scemi. Ah, guarda sto stronzo dove attraversa. Fermati un attimo al banco, Matte, che prelevo. Italo! Oh, Tania! Ciao! Ma che fai qua? Lo sai che ti stavo pensando? Sì? Mm-hmm. Dammi un bacio. Madonna, mi ha fatto prendere un colpo. Ma io dico, ma uno si ferma con un camion? Ma scusi, ma che si ferma con un camion qua in per strada che la gente la fa morire? Ma che cos'è? Ma prende sto coso e se lo porti, forza. Zitto, zitto, accende e vada via, forza. Assurdo mi sembra, guarda. Mi ha fatto male, come stai tu? Meglio. Ci vediamo stasera alle 8? Ok, 8 in punto, eh. Ci vediamo dopo. Disgraziato, maledetto, fermati, disgraziato. Oh. Guarda come siamo belli noi. Dai, dai, fianci, dai, fatti un altro, dai. Guarda come stiamo insieme noi. Col sole e la pioggia per strada, o dentro un bar, svegliarsi poi mai domandarsi perché sono triste. Se non è questa la felicità, se non è questa la felicità, se non è questa la felicità, io non so cos'è. Oh,
Guarda come siamo felici noi, di giorno, di notte, col sole, la pioggia per strada. Va dentro un bar, svegliarsi, poi mai domandarsi perché sono triste. Se non è questa la felicità. Vita, c'era Monca sempre bloccato, dai. E ci vuole il tuo tocco, se no non so cosa fare. Dai, Italo, Italo, oh! Vabbè, minchia. Allora? Sono 6 giorni che sta così, Italo. Così come? E niente... Che è successo? Si fanno queste cose, siamo bloccati? Non lecca pure. È inutile che mi dai i baci. Oh, Dio. Accomodati, Italo. Dai, Ramonzo, non mi fare perdere tempo, va. Vai. Vabbè, io me ne devo andare, su. Non posso stare tutta la giornata qui. No, ma scusa, ma cosa gli dico agli allevatori che vogliono i geni di Ramon? Dagli il seme di un altro toro e gli dici che è di Ramon. No, noi non lo facciamo, non è serio, eh. Perché questo lavoro lo è? Italo, sei un toro. Vado un attimo in bagno, scusa. Che cosa hai? Devo dirti una cosa. Dimmi, mio bel dottore. Dottore? Perché non ti fai crescere un po' di barbetta? Cioè, tipo dottor House. Sai che non ci avevo pensato? Perché no? Senti, Tania, se io... Sai cosa? Ho voglia di gelato. Nocciole e cioccolato, grazie. Io pure. No. Mi dici che gusti ti portava il dottore quando ti ha operato di tonsille? Nocciola, credo. E cioccolato. Perché fai questa faccia? Ma se io ti dicessi che non sono un dottore, ti piacerebbe lo stesso? Cazzo. Per favore, chiamate un medico. Rispondimi. Amore, vieni! C'è un medico! Italo, muoviti! C'è una ragazza che ha bisogno di te, forza! C'è un medico, per favore! Eccolo! Aia, non tirare! Amore, hanno bisogno di te! Ma va bene, aspettano! Oh, rispondimi! Ma che, ognuno che cade arrivo io e non sono in servizio! Ma che dici? Non sono in servizio! Aiutatemi! Un dottore, chiamate un medico, per favore, un dottore! Aiuto! Tu non sei un dottore? Un medico! Per favore! Per favore! Aia. Oh, mi fai spiegare? Non è vero che non sono un dottore. Il camice, il cerca persone, le cose. Oh. Tania, apri la porta, per favore. Vattene, lasciami stare! Apri la porta, fammi spiegare un attimo. Non mi far urlare sul pianerotto. Apri. Vita, la mia mentita, non ti voglio più vedere. Insomma, quindi alla fine gliel'ha detto, cioè gliel'ha detto che lavoro faceva. Sì, gliel'ha messa giù in maniera molto tecnica, molto specifica, facendole capire che poi non era tanto lontano da un dottore. E lei? Italo, fammi capire. Tu masturbitori? No, non è esattamente... Se penso che mi hai toccato con quelle mani sporche di sperma di toro! Schifoso! Ciao, Italo. Sto scoppiando. Guardi che la slancia molto. Non la pagano abbastanza per mentire così. Mi aiuti, per favore? Ho smesso di fumare e ho preso 10 kg. Poi mi è venuta la depressione e ho ripreso a fumare. Chi è il giovanotto? Nessuno. Vorrei averlo io, nessuno che mi guarda così.
Questo? Puoi venire un attimo fuori, un attimo solo. Basta. Guardi che se ne va davvero. Meglio, non lo voglio vedere. Mi ha mentito. Ma certo che gli ha mentito. È un maschio per la miseria. Mi ha fatto credere di essere un chirurgo. Invece lavora in una stalla. Cara, quanti anni ha? 11? Per anni io sono stata intransigente con gli uomini. E guardi qua. Quel giovanotto l'ama davvero. Che importanza ha il mestiere che fa? Italo! Italo, quel maledetto di un toro rompe le palle anche oggi. E tu non te ne vai finché non abbiamo risolto la situazione. Non vado da nessuna parte, non ti preoccupare. Ma Italo, che c'hai? Non t'ho mai visto così. Ho avuto un'emergenza. Almeno sei un veterinario. Un po'. Sono un perito agrario, vabbè. Ecco. Che è? Ramon! Un'emergenza. Ma torno tra un minutino. Una settimana Ramon è pronto, finiamolo sto lavoro, dai. E finiamolo. Ma che è sto odore? Odore di che? Puzzi di donna. Come puzzo di... Ah, vabbè, Tania che mi ha abbracciato. No, te lo devi levare di dosso, eh. Dove? Se lui sente il tuo odore si blocca e siamo rovinati, eh. Che faccio, mi vado a fare la doccia? Non ho tempo. E ti vai a fare una doccia, dai. Ci vuole un secondo. Vabbè. Ma dove va? Che sta facendo? Yeah. Eccoti la doccia, vedi? No, no, così no. Sensazione di freschezza proprio. Ma non è umano, no, no. Eh no, ma che schifo. Basta, io me ne vado, io mi licenzio. Siete due pazzi, due pazzi. Mi fate uscire voi in testa, siete due pazzi. Ma che schifo. Vaffanculo, vai. Esposto la vena, piglia la merda, esposto la merda. Ma può essere vita questa? Bene così. Andiamo, va. Vai Ramon, vai! Via! Thank you.
finita bene, no? Perché tu racconti sempre delle storie deprimenti. Ma non è vero. Si sono messi insieme, insomma, c'è riuscito lui, ci potrò riuscire anch'io, sì o no? Sì, se ti impegni. Signori, sono 75 euro. 75 euro? Eh sì, ho fatto il percorso più lungo per non interrompere la storia del signore. È finita, mi pare. Discorso. Oggi le ragazze, paga tu che già sei in debito. In debito per cosa? 75 euro per non interrompere la storia del signore. Arrivederci. Buonasera, piacere Eva. Sandro, io sono... Ciao. Piacere, Sandro. Eleonora. Piacere, Eva. Filippo. Però. Buonasera, voi siete i signori? Sandro e Sandro. Prego. Divertente. Adesso Savignone, Eleonora. Grazie. Io sono Eva, comunque. Eleonora è lei. Mi prendi in giro. Tu sei Eleonora. Sei una volpe, eh? Sì, grazie. Ma voi due lavorate insieme, no? Che lavoro fate? Abbiamo un'agenzia di lavoro interinale. Cioè, praticamente troviamo lavoro alle persone. Beh, conoscerete un sacco di gente, immagino, no? Con l'aria che tira adesso. Non avete idea della gente che ci capita di incontrare. Racconta della truccatrice. Non credo che a loro interessi adesso sta storia, eh. Sì, sì, dai, ci interessa, raccontaci. No, dai. Dai, raccontalo, sì. Magari finisce come l'altro racconto. Imbecille. No, una storia pazzesca. Ma niente, praticamente c'era questa ragazza, no? Alice, che faceva la truccatrice, cioè voleva fare la truccatrice perché, sapete, il cinema è in crisi, diciamo, faceva piccoli spettacoli a teatro, cose così. Venuti più vicino a noi. Un giorno ti ritrovi senza soldi. Sei costretto a comprare un dentifricio di una sottomarca. Rinunci a prendere la macchina perché la benzina costa troppo. E poi, quando ti accorgi che la situazione sta diventando grave davvero, vieni da noi. Assurdo, ma nessuno ha bisogno di una truccatrice. Si vede che non è stagione adesso. Perché, cioè, ma non è la vendemmia, scusi, però ci sarà una fiction, uno spot, uno spettacolo teatrale, qualcosa. Dovresti provare in un'agenzia dello spettacolo, capito? Perché noi non trattiamo il tuo settore. Vabbè, grazie, arrivederci. Ma scusate, voi non sentite un odore strano? No. Comunque me l'ero presa a cuore, questa Alice. Diciamo che mi sono sbattuto per lei, mi sono dato da fare finché io l'ho trovato il lavoro. Thank you.
Mi scusi? Sì? Per caso sa se c'è un teatro di posa o uno studio da queste parti? No, non mi risulta. Va bene, grazie. Signorina, mi scusi, lei è una truccatrice? Ah, che stupido, come ho fatto a non pensarci prima? Miletto, Leopoldo Miletto, venga, la stavo aspettando, venga. Meno male. Allora? Non ci posso credere. Perché lo trova così degradante? No, 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 è che io di solito sono abituata a truccare la gente viva. I morti non si muovono, non si lamentano. Rifletta, potrà fare tutta la pratica che vuole. No, grazie lo stesso, arrivederci. La prego, signorina. S'il vous plaît, non se ne vada. Sono 2 settimane che vado in agenzia. Il mio truccatore Saverio si è trasferito 15 giorni fa in Australia e sono rimasto scoperto. Senta, signor... Miletto. Io non me la sento, quindi posso... mi fa passare, vorrei... Senta, signorina, lei è una truccatrice? Sì. Ed è anche brava? Io penso di sì. È un lavoro importante quello che facciamo. I nostri clienti si aspettano una bella cosa da noi, anzi la esigono. S'il vous plaît. E vabbè. Accetta. Beh, farò una prova. Merci, merci. Ho detto una prova. Merci. Aiuto. No, vabbè. Non ci posso credere. Cioè, tu l'hai mandata da un becchino. E beh? Avrà pensato che... Che aveva bisogno di lavorare, no? Il signor Miletto serviva una truccatrice, quindi io ho fatto 2 più 2. E quanto fa? Fa 4, dai, continuo. E infine, signorina, volevo mostrarle notre orgueil. La notre petite salle de maquillage. E voilà! Che meraviglia! Bon chéri, sei pronta a cominciare? No, 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 un momento. Un momento, là dentro c'è già l'uccisione. Ah! Lei? È un classico episodio di aerofagia post-mortem. È un po' come il routine dei bambini, signorina. Che cosa fa, signorina? Dove va adesso? Non vado. No, no, la prego. Non se ne vada, signorina. Ciao, faccio. La prego, non se ne vada. Non si scoraggi per una scoretta. Perché già nel 1945 la mia famiglia faceva delle bare meravigliose. Ed erano veramente delle bare. Certo, che schifo di lavoro. Non esistono lavori brutti. Esistono solo lavori che non vogliamo fare. Noi aiutiamo la gente ad ampliare le loro possibilità professionali. Non sapete quante persone abbiamo piazzato che sembravano restie, ma poi invece si sono affezionate. Affezionate? Affezionate al loro nuovo lavoro. Scusa, ti ho interrotto. Sandro, dai, che mi interessa, ma come se la cavava la povera Alice? Ma come se la cavava? All'inizio malissimo, però dopo un mese ci aveva preso la mano. Come ci siete riusciti? Non era così bello neanche da vivo. Il caro estinto offre i migliori servizi, signora. Prego, venga. Lo sapevo che lei era bravissima. Vi lascio il negozio per un'oretta, vado ad accompagnare la signora a funerale. Va bene. No, mamma, no, ma figurati, che mistero. E te lo dico a che cosa sto lavorando. Morte a Venezia. 2. Bello, bellissimo, faccio trucchi incredibili, proprio... Sì, mi diverto molto, molto bello. Molto bello. Mamma, ti devo proprio lasciare perché qui sul set si corre sempre. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Salve. E il signor Miletto non c'è. Chi c'è? C'è. Metta una firma vicino alla X. Va bene. Arrivederci. Oh,
Salve. Lei è un parente della persona che hanno appena... Oddio. Signore? Oh, signore? Scusi. Come va? Signore, come va? No. Lei è pazzo! Oh. Beh, ma che fa? Mi fa scappare i clienti? Mi ha visto ed è svenuto, poi è rinvenuto e ha provato a baciarmi, poi si sta piangendo e io... A lavorare, via. Uguale identica? Ma i capelli erano diversi, c'aveva un neo qui. Per il resto, due gocce d'acqua. Beh, incredibile. È una storia pazzesca, no? Sì, pazzesca. Ah, ma non è mica finito qui, Perché poco dopo, quel giorno... Poco dopo, quel giorno, il giovane si ripresenta di nuovo in negozio. E lei mi deve perdonare. Le chiedo scusa, ma se lo può immaginare... Quando l'ho vista sono rimasto sconvolto. Si figuri. Il signor Tartan. Saru Tartan. Lei per caso pare sempre a sua disposizione. I Tartan. Mi può perdonare? Certo. Io e Samantha ci eravamo conosciuti da poco. Amore a prima vista. Ci siamo sposati dopo 4 giorni con dei testimoni che abbiamo raccattato per strada. E lei? Samantha, mia. E allora, io non ho neanche un suo bel primo piano. Ma certo, è un peccato. E infatti, e allora ho pensato se magari lei poteva posare per un ritratto... Da mettere sulla lapide. Eh? Cioè, lei mi sta dicendo di fare una foto da mettere sulla tomba di sua moglie. Che mi sembra un po' inappropriato. Ci pensi? Ci pensi? E poi mi fa sapere la risposta. È assurdo. Prego, signorina Alice, s'il vous plaît, accetti, signori Tartana, sono persone influenti. Sì, ma è folle, è morboso. Ma guardi, le pago anche i contributi e le do pure la 12ª. Vieni, nei solchi il grano maturerà. Al nostro aspettare, infine, apri il tuo cielo. Signore, vieni, la mensa è pronta e ti accoglierà. Signore, vieni. Con me non c'è nessuno, non aveva amici o parenti. Ospite buono, a noi ritorni vigore. E poi il signor Tartana ha chiesto una formula privatissima. Io comunque non capisco che ci faccio qui. Il signor Tartana vuole chiederle un favore. Vabbè, la mia risposta è no. Non vuol sentire prima di che cosa si tratta? Oh, ho detto no, non se ne parla. Ma Samantuzza mia, è soltanto per una giornata. No, non lo farò mai. E poi mi chiamo Alice. Ah, Alice! Cerchi di capire. Il signore è sconvolto. No, no, il signore è appiccicoso. Le prego, signorina Alice. I signori Tartana sono persone influentissime. Perché fa così? Perché ci tiene tanto?
E comunque no. Le do il 20% d'aumento e la tredicesima. No, non... Le do anche la quattordicesima. Mio padre c'ha 3 bypass, praticamente fra la vita e la morte. Era così contento oggi di conoscere sua nuora che non me la sono sentita di dargli la notizia della disgrazia. Beh, vabbè, tanto prima o poi lo scoprirà. Ma com'è che nessuno ha mai visto sua moglie? No, l'ha vista. L'unica foto che avevo gliel'ho mandata via posta. Per questo siamo qua. Sì, ma come fa a non sapere che Samantha è morta? Sei così bella quando ti arrabbi, Samantha. Santa Madonna. Io mi chiamo... Alice. Ecco. Che succede? Che si è fermato? Adesso dovrebbe indossare questo. Che cosa? Non posso farle vedere dove stiamo andando, è per la sua incolumità. Lei chi è veramente? Lo indossi, per favore. Eccoci qua. Sam. E Idra? Samantuzza. Bene. Invece adesso ti abbiamo di persona. Vieni, accomodati. E chi è Don Ciccio Tartanna? Come chi è? È super latitante di Cosa Nostra, un mafioso. Ma scusa, sono andati in macchina fino in Sicilia, lei è stata incappucciata tutto quel tempo. Ma no, è evidente che Don Ciccio non abita più in Sicilia. Adesso si nasconde qui al nord, da qualche parte, in campagna, capito? Ho capito, grazie. E quindi Saro è il figlio di un mafioso? E la povera Alice non lo sapeva? Signora, aiutala. Mio figlio Saro è sempre stato strano, misterioso. Testa di cazzo. È figlio unico. Quella uno me ne ha fatto. Quando mi ha detto che si è sposato, di nascosto, senza dire niente a me, il mio cuore si è spezzato. Tanto che vi avrei ammazzato. Pam! Sto scherzando. Scherzo. Vero, Maria, che sto scherzando? Sto scherzando. Poi ho capito che se mio figlio ha preso questa decisione, ha fatto questo passo, vuol dire che era innamorato. E allora il mio cuore si è ricucito. Vero, Maria, che il mio cuore si è ricucito? Eh? E sono contento. Ma che vuoi essere qua?
parlarmene. Non è successo niente. Mirko, dicelo tu a mia nuora che non è successo niente, dicelo. Mi scusasse tanto, signora, un cinghiale passò vicino ai piegole e allora... Fu costretto a sparare, va bene, forza, va bene. A lui lo conosco da quando era tanto. Sono contento. Vero, Maria, che sono contento? Beh, Desi, poi ci facciamo due passi. Mangia, mangia, mangia. Ci vuoi andare con papà? Ti fai una bella passeggiata. Mio figlio Sara si comporta bene con te? Sì, sì, sì. Siamo sicuri al 100? 100%, sì, sì, sì. Ma fa cose strane, che ne so, usa il coltello. Perché mi fa questa domanda? Domanda come tante altre, così. Per parlare del più e del meno. No, no, comunque, no. Brava, io a te ti devo ringraziare. Perché mio figlio mi ha fatto tanto preoccupare, a me e a mia moglie. Lei è una donna sensibile, mia moglie è una donna intelligente, l'hai visto? Sì, si vede. Mio figlio, quando era piccirillo, era triste, silenzioso, idiota. Idiota però, positivamente parlando. Ha cominciato a parlare a 13 anni. Sì. A me ogni tanto mi chiamava papà, ogni tanto mi chiamava mamma, però quando vedeva un animale velocissimo la chiappava, zà! Lo uccideva? Lo scannava. Sì, sì, lo tagliava a pezzettini. Così, per giocare, per giocare. E io ho sofferto tanto, sai, io sono stato operato al cuore. Sì, sì, sono curioso te. Tocca. No, no, tocca. Ci credo. Voglio che tocca. Ci credo, davvero. Mi hanno operato, 77 punti mi hanno dato. Un professore di Roma, il professore Gervasi. E lo so. Io per mio figlio avevo sempre pensato a una sposa siciliana. Volevo una femmina delle mie parti. Vabbè, tu esattamente di dove sei? No, io sono di un... Non fa niente, non fa niente. Va bene lo stesso. Bedasi, senti, questo neo è vero? Questo neo? È finto. È finto? Come Marilyn Monroe. L'attrice, quella bionda, morta. È morta, sì. Brava, ma non per il neo. Brava perché mi hai detto la verità. Io le bugie non le sopporto. Io ai bugiardi, sai che cosa faccio? Zac. Strozzo. Non mi piacciono i bugiardi. È vero che non mi piacciono i bugiardi? È vero! Ti è piaciuto un sacco, Samantha. Io mi chiamo Alice. Ah, Samantha, ti chiami Samantha. Lasciami. Samantha! Maria! Samantha! Aspetta! Samantha! Beh, che succede, signorina? Samantha! Sei senza me ad aprire la serranda, io le stacco la mano a morsi. E non mi dica si vuole perché gliele stacco tutte e due. È andata proprio così male. Lei mi ha buttato tra le braccia di un super latitante. Il signor Tartan è un cliente affezionato. Ci credo che è un cliente affezionato, quello è un mafioso pluriomicida. Da lei è un becchino. No, ma poi la moglie, quella donna, è la cosa più strana, proprio più inquietante. Sta tutta lì così. No. Beh, che c'è, signorina, adesso? Samantha l'ha uccisa lui. Sì, 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 perché... Perché il padre mi ha pure detto che da piccolo era molto strano, che ammazzava gli animali senza una ragione. Poi mi ha pure chiesto se per caso ha usato con me un coltello. Ma su via, signorina! Le sto dicendo che ha ammazzato sua moglie! Per questo ha fatto un funerale di nascosto. Sarò Tartan, è un pazzo assassino, lei non sa con quali occhi mi guardava prima. Beh, ma la guardava perché lei e sua moglie siete due gocce d'acqua. Oh, mon Dieu! Due gocce... C'è d'acqua, lui ammazza la moglie. Oddio, non devo dire che può uccidere anche me. Oddio, oddio. No! È lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Tira, presto, le cortine. Che
Senti, sarò io, adesso faccio le valigie. Sparisco per sempre, non mi vedrai mai più, te lo giuro, io non c'entro niente con questa storia di me. Non sono Samantha, capito? Ma me la sono ricordi così tanto? No, siamo due persone del tutto diverse, cioè io sono una ma tu sei uguale. Ti prego, non ammazzarmi, ti prego. Ammazzarti? Ma perché hai pensato una cosa così brutta di me? Lo sapevo. Tu hai un pregiudizio su di me. Solo perché la mia famiglia ha avuto problemini con la giustizia, tu ora pensi che io ho ammazzato mia moglie. Qualche problemino con la giustizia? Un grosso problemino con la giustizia. Tu non lo sai quanto ho sofferto io. Il giorno del matrimonio eravamo felici come dei bambini che stanno facendo uno scherzo. Avevamo affittato un motorino e ci siamo messi a girare per la città. Tu eri così bella. C'avevi dei capelli bellissimi. E io ti ho detto, non ti mettere il casco, se no te li rovini. Stupido. Samantha, rispondimi! Un medico! E io non sono neanche riuscito a prendere il proprietario, altrimenti gli avrei tagliato la gola con le mie mani. Sal, a me dispiace tanto, però io sono ancora viva perché sono Alice. Lo so. Non sono Samantha. Lo so. E sono venuta lì a conoscere i tuoi perché ho bisogno di lavorare. Ho bisogno di soldi e questo è l'unico cazzo di lavoro che ho trovato. Lavoro. Infatti io sono venuto qui per offrirti un lavoro. Da truccatrice? Tu sei stata bravissima oggi. E allora avrei pensato, senti qua, che nelle occasioni di famiglia, i battesimi, i matrimoni, i funerali, soprattutto funerali, tu potresti venire e impersonare Samantha. Guarda che sarebbe solo per poco tempo, sai, perché mio padre ormai gli resta poco da vivere per via della cicatrice. No. Pago bene. Molto bene. Tanto non mi vuoi uccidere. Ma sei sicura che non sei Samantha? No, Alice. Perché sei uguale, sei... Che cosa, no? Farà il sempiterna secolo. Mia nuora. Adesso che da più. Ci ho lavorato tutta la notte. Bravo. Minuco era un bravo ragazzo. Io gli volevo tanto bene. Gli volevo bene come una figlia. Era buono. Aveva un cuore grande. Quanto ce l'aveva per cuore? Grande. Bravo. È recato. Bravo. Abbiamo fatto del nostro meglio, Don Ciccio. La prossima settimana ho bisogno di te. È mancato qualcuno? Non ancora. Vai. Sempre a sua disposizione, Don Ciccio. In gamba, vero Maria? 600, 700 e 800. Ecco qua. Ci vediamo al 4 per il battesimo di Peppuccio. Certo, stai bene. Anche tu. E fu così che Alice, la truccatrice, si trovò un secondo lavoro, che era strano, truccare i cadaveri. E alla fine si trovò un altro lavoro che era il più strano di tutti. Faceva la moglie di un mafioso nelle occasioni pubbliche.
Sì, pazzesco, una storia pazzesca, ma tutta la serata è stata veramente incredibile. Scusi. Subito. Scusa, ma non ti è piaciuta la storia di Alice? Mi dispiace, io credevo che fosse, cioè, interessante, no? Guarda che mi è piaciuta moltissimo, davvero, grazie. Allora magari ci rivediamo, piano. Certo, settimana prossima. Sì. Ci diamo la buonanotte. Buonanotte. Ciao. Guarda che ti ho sporcato di rosetto. C'è problema. Beh, potresti essere un pochino più partecipativa, non credi? Tu dici? Allora, ciao. Notte. Scusa. Ah, già. Buonanotte. Notte. Che dici, sarò piaciuto a Eva? Secondo te quanto le sono piaciuta, tipo, da 1 a 10? Da 1 a 10? Circa 150. Andiamo. Sandro è carino, no? Sì, carino. 150? Certo che è assurdo farsi pagare da due bravi ragazzi per andare a cena. Non credi? Bisogna pur lavorare. Esperienze di cosa? Di lavoro. Che lavoro? Lavoro che vuoi fare? Tutte. Tutte cose? Tutte. Tutti i lavori voglio fare. Sì, ma non posso scrivere tutte. Cioè, tu scrivi tutte. Che lavoro vuol fare? Il tuo. Il mio? Sì. Sì, ma tu scrivi il mio. Scrivi. Non posso scrivere il mio. Tu come sei arrivato qua? Chi ti ha raccomandato? Che ti importa te? Rispondi. Che ti importa? Tu rispondi. Tu rispondi, io rispondo alle cose. Tu rispondi. Va bene, rispondi. Tu rispondi, io sono in società con lui adesso. La società? Mi stai parlando di società tu, eh? No, io e te siamo una società, no, tutti quanti siamo una società, hai capito? Questo cos'è? Metti giù la Renault, che schifo, tutta bagnata, chiesto per favore non toccare tu. Perché fai? Quella fase, il capellino da scemo. No, qui stiamo insultando però. No, tu stai insultando. Scemo no. Me l'hai detto tu. Ti chiedo scusa, rispondi alla domanda. Ti chiedo scusa. No, non me l'hai ancora chiesto. Ti chiedo scusa, che lavoro vuoi fare? Voglio temperare le matite. Posso venire a temperare le matite? Sì, però stai buono, mi dà fastidio. Sei un coglione, sei un coglione. Ma pensa un po' che mi insulta, ma pensa adesso devo recuperare gli occhiali. Gli occhiali? Gli occhiali? Dai, bravo, che compilo il coso. Sono scena. Sai che ci scrivo? Che lavoro vuoi fare? Ce lo scrivo. Coglione due volte. Sta, firma. Oggi è un nuovo lavoro che non è quello che vorrei. Me l'hanno proposto loro e io ho accettato per lei.